Vado. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Intanto come insomma, un'analisi della partita, come nasce anche questa nuova sistemazione tattica e Sarebbe troppo superficiale parlare dei moduli e dei sistemi di gioco 4-3-1-2, 4-3-3. Io credo che è stata una settimana importante, molto bella, dove è nata questa, a mio modo di vedere, questa partita, questa bellissima partita. È stato in settimana il presidente molto vicino a noi, ai giocatori e allo staff. C'è stato un comunicato della curva importante che ha fatto sì che tutte queste cose hanno fatto sì che un gruppo sta diventando squadra e questa è la cosa più importante. E poi i sistemi di gioco sono numeri, perché i giocatori alla fine si muovono, quindi come dicevamo prima, un 4-3-1-2, un 4-3-3 non ha tanto importanza. Siamo ritornati alle cose basilari del calcio, che sono la passione, il conoscersi, un gruppo che diventa squadra, una voglia di vincere una partita, di portarla a casa. Potevamo chiuderla e non siamo riusciti a chiuderla, però abbiamo portato a casa e questa è la cosa più importante. Sì, mister, magari fosse così facile, magari servisse l'amalgama e l'unione di gruppo per vincere i campionati. C'è anche un aspetto tecnico-tattico. Quello che le volevo chiedere, senza scendere nei numeri, è in particolare la posizione di Mustacchio, che da tanto tempo non si vedeva così a ridosso della porta avversaria. L'avevamo visto largo, spesso in fase offensiva, a volte anche in fase difensiva in un 3-5-2, ma oggi praticamente ha fatto la punta, ha fatto il centravanti. Sì, è stata un'intuizione del mister. Mustacchio ha uno storico di ala, quindi è un'ala di un 4-3-3, di un 3-4-3, è un'ala. E noi abbiamo, dico noi, perché è stata un'idea, ripeto, un'idea in settimana, nata in settimana, di sfruttare le caratteristiche naturali di Mustacchio contro un 3-5-2. Quindi se il quinto, come Garofalo, non aiutava Domizzi, lì potevamo avere tanti spazi, una gamba diversa chiaramente, si posizionava, avevamo studiato di posizionarsi con il corpo in una certa maniera per ricevere e puntare. Ecco, questo è stato, credo, una bella intuizione. Buonasera. Proprio in considerazione della compattezza di cui lei parlava, c'è da registrare il fatto che Juan è entrato benissimo in partita e ha giocato, direi, un secondo tempo di grande livello. Sono d'accordo con lei. Juan si è fatto trovare pronto. Quello che si chiede, tutti i natori del mondo chiedono: allenatevi bene perché arriverà il vostro momento. Ecco, Juan non l'ha sprecato, si è sempre allenato bene, ha sofferto. Oggi è stato chiamato a fare la mezzala con le sue caratteristiche, quindi ha fatto un ruolo che per lui gli viene naturale, uscite forti, pressioni alte e sicuramente ci ha dato quello che ci aspettavamo. Quindi complimenti al ragazzo. Secondo lei, quali sono le cose da migliorare in fretta? In fretta si deve sempre migliorare perché non esistono sistemi di gioco perfetti, partite perfette. Si deve migliorare in tante cose, aspetto soprattutto nella nostra conoscenza, no? Stiamo conoscendo meglio i giocatori, le caratteristiche, questo ha un più giocando qui, in questa mattonella, quest'altro il meno, quindi stiamo valutando e conoscendo i giocatori, ma soprattutto credo che, ripeto, il gruppo sta diventando squadra, questo noi dobbiamo fare, portare un gruppo di ragazzi speciali, perché questi sono ragazzi speciali, giovani ma speciali, a diventare una squadra. Squadra cosa significa? Che ha un equilibrio, che sono coordinati, che hanno uno spirito, un linguaggio comune. Ecco, questa è la difficoltà di unire i gruppi in tutti i lavori, non solo nel calcio o in tutti gli sport. Ecco, io credo che abbiamo un'altra settimana per migliorare questa cosa qua, ma dentro sempre a una base dello sport, la passione, lo spirito. Questa è una cosa che Perugia non deve mai, deve sempre avere. La gente vuole questo, noi ci riconosciamo in questo. Noi facciamo calcio a Perugia e quindi dobbiamo essere perugini. Perugia vuole questo. Noi cerchiamo di andare su questa strada.
Sì, buonasera. Buonasera. Dunque, un'indicazione tattica. Nel primo tempo effettivamente gli esterni d'attacco del Perugia tendevano a rimanere molto larghi. Poi una ripresa quando Melchiorri si è accentrato, e lo stesso lavoro ha fatto molto bene Mustacchi, e loro sono andati completamente in difficoltà perché hanno perso punti di riferimento. È stato bravo anche, se non sbaglio, Melchiorri a rimanere un po' più dietro per poi inserirsi e sfruttare, diciamo, Vido che gli faceva sto movimento quasi da boa. Guarda, ti fermo perché hai perfettamente centrato il discorso del mister tra primo e secondo tempo. Proprio su questo discorso qua mancavano dei metri troppo larghi, ma 5-6 metri, non si parla di tanto, di poco, che le pressioni venivano meglio, ma anche il dialogo tra di loro, i tre davanti aperti sono isolati, quindi passaggi lunghi e non c'è coordinazione, più vicini più giocate rapide e soprattutto una riconquista veloce migliore, una partenza sulle uscite migliore. Quindi questo è stato il focus del mister tra il primo e il secondo tempo, e ha fatto vedere anche un filmato su, appunto, su questo discorso che sta facendo lei. Quindi sono d'accordo con te. Una curiosità che mi è sempre frullata in testa, ma queste annotazioni Nesta è riuscito a farle anche perché magari stava in alto, quindi vedeva meglio le distanze. Vi siete mai chiesti, vi siete mai posti il problema magari di mettere un tattico in alto? Ce l'abbiamo già. Ah, ok, perfetto. Ce l'abbiamo già, e tra il primo e il secondo tempo noi sviluppiamo sempre due o tre clip che chiaramente che coincidono sempre con due offensive e una difensiva o viceversa, e quindi è un lavoro, anzi io credo che siamo un grande gruppo di lavoro, e questo ha facilitato oggi la comunicazione anche tra me e il mister, perché c'è già un progetto, c'è già, già avviato, è già un processo, una dinamica già avviata, quindi per noi è una cosa, adesso dico normale, già da quest'estate noi tra il primo e il secondo tempo vediamo video. Grazie. Prego. Un'altra sosta, meglio o peggio, forse c'è bisogno di giocare? Sai, nel calcio 2 più 2 a volte fa 5, a volte fa 3. Noi tutti pensiamo che la sosta potrebbe farci bene, poi magari come l'ultima sosta ci ha fatto male, non lo so. L'importante adesso è che ci siamo sulla strada giusta, abbiamo messo i piedi sulla strada giusta, dobbiamo continuare questo spirito, questa passione e tanto lavoro. Io credo che non esiste, solo nel vocabolario inglese la parola successo viene prima della parola lavoro, e quindi prima lavoriamo e poi vediamo dove arriviamo. Bianco come sta? Niente, un affaticamento muscolare con il campo così, la sua esperienza ci ha dettato di uscirne per vedere, insomma, per non, ma niente di che, sembra che tutto lieve, insomma, ecco, questo è. Se non ci sono altre domande, finiamo qua. Perfetto, grazie a tutti. Grazie mille.